Proprio ieri ci è stato comunicato il decreto con il quale ci è stato concesso un finanziamento di 1,2 milioni per l'ampliamento del nido di Villa Lempa. Era uscita la graduatoria qualche mese fa, questa richiesta di finanziamento era stata ammessa con riserva perché hanno chiesto ulteriori integrazioni che abbiamo puntualmente fornito e c'è stato il finanziamento. È un asilo inaugurato nel 2014, quindi una struttura completamente antisismica, la prima struttura per la primissima infanzia. Anzi a Civitella del Tronto, è una struttura che sta andando benissimo, appunto, tanto che si è reso necessario ampliarla. Avevamo fatto una costruzione per 40 bambini, 40 posti, ora possiamo arrivare a 70, quindi una scommessa assolutamente vinta. In generale sulla scuola noi abbiamo puntato sin dai primissimi giorni, dopo diciamo 8 anni e mezzo di amministrazione possiamo dire che le scuole a Civitella sono tutte nuove, oppure quelle che non abbiamo sostituito con edifici nuovi abbiamo fatto interventi di miglioramento sismico superando appunto la soglia di criticità. Sempre ieri poi, oltre all'ampliamento dell'asilo nido, ci hanno comunicato il finanziamento sempre di altri due interventi sulle scuole, la realizzazione di due mense, una a Civitella Capoluogo dove appunto abbiamo realizzato un polo scolastico nuovo e l'altra a Favale.